Salve a tutti ragazzi e bentornati su Overfoolish. Abbiamo finalmente rintracciato tutte le tracce della foresta antica. Ah, sei qui, ti stavo aspettando. Abbiamo identificato il drago anziano che protegge la foresta antica e sappiamo persino dove trovarlo. Si tratta di un Kushala Daora. Esatto, il famigerato vento di tempesta. Questi mostri occupano un esteso territorio, quindi ne avrai sentito parlare nel vecchio mondo, o forse ne hai persino avvistato uno, io non me lo ricordo. E se un esemplare è giunto qui nel nuovo mondo, dobbiamo assolutamente studiarlo, non possiamo tirarci indietro. Ho indicato la sua posizione nella mappa, bla bla bla, vai a combatterlo, eccetera, eccetera. Ok, Kushala Daora. Vengo a farti sedere, ma prima bonus giornaliero, pozione, tanta roba. Eccolo qui. Ah sì, andiamo zona 1, andiamo su sicuro. Olè, lo sapevo che mi metteva sul luogo sbagliato ogni volta. Mi guidi. Tanto ho già mangiato, quindi dovrà stare a posto. Dunque facciamo 1 e 2. Il Kushala, non mi ricordo com'è fatto. È passato troppo tempo, ma il nome me lo ricordo stranamente. Mi ricordo anche che era un enorme dito lì dove non batte il sole. Era proprio fastidioso. Ah sì, ma sarà sopra nel nido, ovviamente. Il re dei cieli deve stare in alto, no? Allora, speriamo che anche questo sia fattibile come gli altri due, che pur essendo antichi non è che erano tutto sto granché, eh. Cristalli ovunque. Pericolosissimo. Meno male che ho l'armatura. Ullala. Madonna. Oh cazzo, sì, mi ricordo di te, ti odio profondamente. Sì, cavolo, mamma mia, questo qui nel Freedom Unite, se non lo batti con 4 personaggi proprio non... Dio mio, aspetta, allora, calmiamoci. Questo è velocissimo. Che perlomeno lo era nel Freedom Unite, eh. Ah, sei sceso di già, non ti devo colpire? Ah, questo c'ha il vento che rompe le palle. No, pessimo. Ma io non avevo mangiato, scusa, perché ho la vita così bassa? Me l'ha resettata, vabbè. Se moriamo rimangiamo, non c'è problema. No, ma come hai fatto a mancare? No, il Kushala dà fastidio. No, il vento mi blocca. Vento mi blocca tantissimo. Poi lui si mette a urlare e ci si mette pure questo. Dio mio. Meno male che c'era la colonna, se no mi aveva già sbuzzato in due. Ci ho mancato tantissimo il vento. Attenzione, questi tornadi fanno male. Niente, non riesco a beccarlo come vuoi. Ecco che comincia a rompere le palle. Vediamo di darti un paio di colpi così intanto ti stanchi. L'ho preso prima io. No, ma io il Kushala, ma perché l'ho lasciato? Cioè, se sapevo che il Kushala era tra i mostri da battere, l'avrei battuto per primo, perché come ultimo dà abbastanza noia. Poi io sono un martello, non è buono per il Kushala. Madonna, vabbè.
Stavo scherzando, ragazzi, non sarà così semplice. Mi ha fatto spiegare la pozione, no? Allora, via. Prepariamoci con la colonna perché sennò questa qui ci fa malissimo. Dai! Ma t'avevo preso al 200%, dai! Madonna, con sto vento, Dio mio! No, ragazzi, non è fattibile così. Non è per me. No! Vieni qua che c'hai. Ma come? C'hai la Vergovespa per me? Allora. Ci serve anche una salita. Vediamo se lì ce la considera salita, ma non credo. Questa parte mi ricordo che non ci faceva strisciare. Via dal centro. No, no, non ce la considera salita. Io odio il cusciale, mi blocca tutti gli attacchi ogni volta. Già io che sono lento, poi ci si mette anche lui. No, no, siamo in un brutto punto. Becco, non lo becco. Deve starsene sotto. E soprattutto io devo mangiare. Grazie per la Virgovespa. Madonna, ci sta distruggendo, ragazzi. Fammi passare, rompipalle. Mi blocca tutto, ragazzi. Non mi posso neanche curare come dovrei. Mi leva vita e mi blocca tutto. Poi è veloce in generale, quindi dà proprio fastidio. Che barba, oh. Decisamente il più forte tra i tre anziani. Questo lo posso dire tranquillamente, senza riserve. Posso provare a saltare, dai. Allora, prima di tutto facciamo questa cosa qui. Ci facciamo seguire. Vieni, dai. Bimbo, io sarei qui e chi stai puntando, scusa. Ti accendiamo. Assolutamente. Carichiamo. Visto che sei già sotto, non ti girare. Aia, sei girato. Queste due porcate te le pigli. Io odio il Kushala. Cioè, in realtà di quelli antichi mi è piaciuto solamente il leone, che non mi ricordo manco più come si chiama. Questa è una discesa. Ma questa è una discesa! Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. No, no, ricominciamo. Dov'è? Che? Te ne stai andando? Se n'è andato? Sì, se n'è andato. Maledetto, ora che avevo trovato la discesa! Ragazzi, il Kushala è un problema. E noi adesso ci facciamo una piccola pausa. Ce ne andiamo a mangiare. Perché la vita bassa con lui? Assolutamente no. Attacco e difesa fisica, perfetto. Ok, siamo pronti a partire. 7 mega pozioni, vediamo se. No, non ne possiamo ricaricare nessuno, ma qua fuori c'è del miele, se non mi sbaglio. Sì, quindi forse riusciamo a farne due in più. Dovrei riuscirci. No, assolutamente, manco a pensarlo proprio. Allora, caro amico Kushala, ci hai rotto le palle. Ah, me l'ha già fatta in automatico la mega pozione. Bene. Qui è pieno di discese. Quindi dovrei farti un culo quanto una capanna se non mi blocchi per tutti gli attacchi. Bellino lui. Vieni qua che sta cieco, va. Che sembra? Ma questa è una scaglia? Sì, residua. Tesoro di drago, ce l'avevo già. Dai, però non mi bloccare le combo in 7-2, che sei noioso. Ole! Beccati tutta sta cosa. Fino a che stai per terra, sei in mano mia. Aia.
ultime parole famose. Vieni qua. Seguimi, seguimi. Buttati qua sotto, grazie. No, non cominciare a volare, dai. Sei un fastidio. Ti ho detto che devi scendere giù. Te l'ho detto che devi scendere giù. E adesso sono caspiti tuoi. Scendi, scendi. Vai. Non sono ancora riuscito a salirgli in groppa, eh. Questo è male. Dai, saligli in groppa. Perfetto. Così facciamo cospicuo danno da critico appena mi dà la possibilità. E poi è bello da vedere il Kushala, però il fastidio, Dio mio, il fastidio in me. No! Mi spiace tanto qua. Esatto, sbucciamo sulla testa. Critico! 1, 2 e 3. Ah, meraviglioso, ti metti anche in discesa così io ti meno di più. Bellissimo. Sì, mettiti pure dove vuoi, tanto che anche io sci... No, dai. I colpi di vento del cacchio. Il Kushala non leva tanto, però blocca tantissimo. Stunno un casino e poi mi colpisce quando può, ma in questo caso mi ha mancato palesemente. Scivola. Bellissimo. Quindi direi che tra gli anziani affrontati finora il Ner gigante è assolutamente più pericoloso. Questo qui è il più cattivo fra i tre bloccati da poco. Io non ho più come ciecarlo, mannaggia me. Scusi, lei potrebbe salire un po' più in su? Oh, lì, guarda, lì c'è una cosa da raccogliere per me. Allora, facciamo così. Ah no, è un pararosco, ok, stavo scherzando. No, Fluffolo, sei finito in mezzo. Forello. Drago, vieni qua, dai. Si è stancato, guardalo lì. Mentre vegeta. Mentre Saiyan. Mentre Kakarot. Oppela, vai, scivola, scivola, scivola. Bellissimo, ragazzi. Questa è assolutamente, ahia, la tattica più forte da utilizzare con i possessori di mantello. Ai, che soletta. Grazie per la virgo. Mi serviva tantissimamente. Sono levato dai piedi in tempo. Ahia. O almeno così pensavo. No, lo stun, no. Lo stun è male. Muoversi, muoversi, muoversi. Ok. Madonna, metti sti cosi di vento ovunque. Ovunque li sta mettendo. È un fastidio immenso questo drago qui. Quasi come errata lo statuto. Ma quasi. Ma solo perché lui avvelena e dà ancora più noia. Mi ha preso. Mi ha preso, mi ha preso. Il martello sarà forte, ma Dio mio quanto è lento. Ti è piaciuto? Spero proprio di sì. Era becca di sticri. Dai, però, beccalo, che cacchio. E mi blocca gli attacchi ogni volta. Sei già ciunco, davvero? Notate quanto dura l'attacco vento che fa lui. Mi dà un fastidio, Dio mio. Allora, proseguiamo. Datemi una zona ove io possa scivolare, vi prego. Impossibile se però vieni dove ti dico io. Se non vieni dove ti dico io sono cazzi amari. Scendi, scendi, scendi. Perché non scivola più? Vabbè. Mi vedi? Aia! Che palle. Ma... Mi ha rotto le palle, no? Vai via, vai. Ha consumato anche il mantellino, già. Eccolo! Tantissimo perfetto.
Non ho il tempo di leggervi, ragazzi, sono un attimino bloccato. Ah, ma guarda, c'è tutta questa come discesa. Allora, aspetta che le cose cambiano. Bellissimo. Seguimi, seguimi. Lì c'è un residuo. Devo prenderlo. Devo rischiare e prenderlo. Mio! Olle! Mettiamoci qui. No, c'è il vento ovunque, ragazzi. Mi ha messo il vento proprio dove non volevo. Dai, fammi passare, che palle. Ok, ce l'ho fatta. Seguimi, seguimi. E che fa? Ma lo vedete quante volte mi blocca? Ok, vieni qua su. Preso. Più in su, un po' più in su. Ora. Scivolo e boom. Perfetto, ragazzi. Questa è tutta tattica. Tanto culo e tutta tattica. Dai, basta, Cusciala, hai rotto le balle fin troppo per oggi. È arrivato il momento di crepare. Darti una bella calmata. Prenderti questa trambata. Su. Dai, dai. Madonna, quanto sta resistendo, Dio mio. Sei duro, eh. E mi sposta ogni volta. E mi manca gli attacchi. Mi sposta lui. Dai. Tranquillino. 121 di critico. No, non te ne andare, dai. Come sta andando? Va. Una a te. Sì, fa male anche a me ora che ci penso. Vieni qua. No, no, vabbè. Basta fare il critico. Ci rimettiamo sulle pozze. No, è sbagliato, mi spiace. È finito di voler rompere con gli altri. Giù, devi scendere. Scendi, maledetto. Esatto. Stai dal tetto così io ti posso straccare di corcate. Calmino, calmini stiamo. Madonna, tutto sto vento, poi da noi. Dai, fammi pia la Virgo Vespa, rompi i coglioni. Ma tenta di rompere i coglioni. No, ma vuoi morire? Che c'hai un filo di vita, Dio mio. E mi deve bloccare. E mi deve fare il tornado, e se no non va bene. Guardate quanti tornado ci sono tutti intorno. Ditemi voi come fa una a giocare e manco a vedere lo stage, eh. Allora. Usiamo un po' di tattica, prima di tutto. Giriamo un po' in tondo. Secondo me è meglio combatterlo qua sopra. Proprio a naso, eh. Che già c'è un po' meno roba. Vediamo un attimino se mi fa scivolare. Credo proprio di sì, comunque. Sì. Vieni qua. Divertiti con me, eh. No, 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 no. Non è quello che volevo fare. Ecco, lì devi stare, guarda. Proprio dove ti volevo io. Bello lui. Sì, però non mi ci mettere un tornado giusto lì, che è dove devo scivolare io. Aia. Allora sei stronzo. Bra, urla. Beccati questa. Tanto si è stancato. Mi spinge il tornado indietro. Ma sei sulla discesa. Vagamente sulle. Madonna, tutti sti tornati però. Lui è stanchissimo, si vede che è stanchissimo. Prendi. Mamma mia, quanto fa male. C'è sempre male. Vai così. Bene, bene, bene. Benissimo, signori miei, benissimo. No, no, sali un po' più su che lì non ti posso prendere. Preso. Ok, c'è anche una Virgo Vespa lì pronta a essere usata. È finita anche il signor Tornado. Ci stava giù. Ole, quante ne vuoi ancora per crollare? Quante ne hai prese e quante ne vuoi ancora? L'importante è che tu non scappi.
Non mi buttare di sotto un tazzardà, sai. Critico. Bam! Signori miei, e anche il terzo è andato. Kushala, ci hai rotto i coglioni in una maniera indicibile. Va bene che non facevi troppo male, ma mi bloccavi ogni santo attacco ogni 3 secondi. 40 minuti di gameplay per uno stronzo come te. Non so manco se mi dai l'armatura più figa di quella che c'ho ora, ma molto probabilmente c'ha gli stessi parametri degli altri. Maledetto lui, Dio mio. Però dai, sconfitto al primo tentativo, anche se lungo, più tattico che aggressivo, diciamo. Olè, e anche questa è fatta. Ottimo lavoro, collega. Sapevo che ce l'avresti fatta. Abbiamo fatto incredibili progressi nella ricerca dei draghi anziani. Astera è tutta in subbuio. Ed è tutto grazie a te. Grazie, mi sono fatto un culo così. Ma collega, detto ciò, ecco, puntini, puntini. Che minare che è tornato più aggredito che mai. Aha, io. Tornato più aggredito che mai. Io sono tornato più aggredito che mai. Vabbè, è in perfetto orario, almeno per me. Dicono ti aspetti il merito per tutti e tre i draghi anziani. Non male, non male. Io e il comandante ci avevamo visto lungo. E eri proprio tu il cacciatore che stavamo aspettando. E quanti complimenti, Dio mio. Anch'io porto buone nuove. Ricordi che il mio vecchio amico era alla ricerca di un luogo traboccante di energia? Beh, pare proprio l'abbia trovato. Così ho pensato di controllare di persona. È probabile che possa spiegare lo strano comportamento dei draghi anziani. Ah, il mio amico ha un messaggio per te. Avevo promesso che le nostre strade si sarebbero ricongiunte. Ah, ho capito chi è, quell'elfo. Ho capito. E così sarà, non mi imbarcherò prima del tuo arrivo. Capisci? È un invito personale, significa che sarai dei nostri. Dico sul serio, potresti stimolarti? Vabbè. Ah. I dove e quando li lascerò al tuo assistente sarà una missione in tutto e per tutto. Ok. Non spifferare nulla agli altri, deve restare tra noi. Tutto ciò che devi fare è accettare la missione, presentarti all'appuntamento e non arrivare in ritardo. E grazie al cazzo. Ah, d'accordo. Va bene. Non c'è problema. Hai svolto un eccellente lavoro nella ricerca dei tre draghi anziani. Veramente li ho corcati a morte. Non ho fatto ricerca, ma va bene. Dobbiamo assolutamente comunicare le nostre scoperte alla Gilda. Dirò al capitano di preparare una nave. Non è ancora chiaro perché i draghi anziani si siano radunati nella landa dei cristalli e come se ne fossero attratti. Per il momento l'unica cosa da fare è continuare le nostre ricerche finché non avremo maggiori informazioni. Cosa c'è? Qualcosa ti turba? L'ammiraglio era qui proprio un attimo fa. Dove diavolo si sarà cacciato? Puntini, puntini. Madonna, sti puntini, puntini. Ma ad ogni modo immagino che hai intenzione di andare anche tu, vero? Puntini, puntini. Assieme al nostro collega, ovviamente. Beh, andate. Qui penserò a tutto io. Ricorda che la tua collega sarà sempre al tuo fianco per aiutarti in qualsiasi cosa accada. E anche noi saremo qui ad aspettarle. La mia collega mi sta accanto per farsi i cazzi miei, te lo dico io. Scopri tutto quello che c'è da scoprire, ma promettimi che tornerai sano e salvo. Nonnino, calmini, Sei strabiliante. Hai contribuito ai nostri studi sul bla bla bla, nomi a cavolo. Com'è possibile che fai essere così forte? Davvero, non riesco a impegnare. Che tu sei scarso, non è che sono io forte. In ogni caso, hai sventato la minaccia di quel Kushala da ora. Grazie al nome di tutti per averci aiutato. Ok, abbiamo chiuso anche questo. Devo parlare con l'assistente subito, subito. Perché ci sono nuove missioni da fare. Ma prima andiamo alla forgia. Forgia! Vediamo che mi ha dato codesto Kushala. Forgia. Kushala. Soliti parametri, armatura faiga, bla bla bla. Abbiamo capito perfettamente come funziona con i draghi anziani. Parliamo con l'assistente.
Allora, collega, vuoi davvero esplorare l'area di cui parlava l'ammiraglio? Il luogo in cui si è raccolta tutta l'energia? Non sto cercando di fermarti, ma il mio istinto mi dice che qualcosa andrà storto. Minchia, che culo. E quando il mio istinto si mette a parlare, io apro bene le orecchie. Va bene, allora facciamo la medesima. Fase 1. Prepariamoci gli oggetti. Va pa 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 pa. Ci servono le bombe botte. Assolutamente. Le bombe botte grandi le abbiamo finite? Mi sa di sì. Oppure non le vedo io. No, aspetta, sono qua. Botte grande. Perfetto. Poi ci mettiamo questi, assolutamente. Questi leviamo, non ci servono a nulla. Ci manca qualcosa? No. Pozioni forse, quelle normali, sì. Ok. Questo è uno. Due, mangiamo qualcosa molto velocemente. Magna, magna. Ma che ci penso, dovrei mangiare anch'io. Adesso è fatto un po' tardi, ma dopo questo video. Vedio. Dopo questo video. Ok. Andiamo. Andare davvero, collega, non voglio fermarti, ma allora è il mio istinto. Il tuo istinto deve tacere come devi tacere tu. Convergenze di energia. Qui c'è un mega boss della Madonna. Secondo me ci sta il Red Drago. Così, a istinto, io direi che ci sta lui. Ui! Che bel posticino. Mamma mia. Bello, bello. Così ce l'avete fatta. Ma dov'è? Ah, qui c'è qualcosa di grosso, c'è già la balestra, guarda. Caro, parlami. Ah, ce l'hai fatta e anche con un certo anticipo, mi fa piacere. È stato quel tipo a volerti qui, ho sentito che vi siete incontrati in precedenza, sì, alle Guglie Selvagge. Secondo lui, a monte del fiume si trova un luogo in cui si concentra tutta l'energia. Quindi bando alle ciance, è arrivato il momento, quando vuoi. Sale all'imborcazione, c'è il mega boss della Madonna. Pardon. Ma ricorda, una volta a bordo non è possibile tornare indietro. Se non ti senti ancora pronto, puoi sempre tirarti indietro, nessuno ti giudicherà. Allora, siamo pronti? Sì, c'è il mega boss della Madonna. Allora, facciamo una cosa molto furba. Prima di tutto, non posso salvare. Bene. Però alla fine ho l'armatura faiga, quindi voglio dire, cioè, no, dovrebbe andar bene così. Ciao caro, quanto tempo. Ci incontriamo di nuovo, il folletto qua. Dal nostro ultimo incontro sono giunto qui seguendo le tracce. E a quanto pare anche tu. Presumo che tu abbia visitato il cimitero dei draghi anziani. Ho scoperto che una quantità anormale di energia scorreva nelle arterie sotto la valle, attraversando l'intero continente. Quando abbiamo parlato l'ultima volta ne stavo studiando la causa. Ora ho localizzato il luogo in cui tutta l'energia sembra concentrarsi ed è alla fine di questo fiume. Ho intenzione di raggiungere quel luogo. Siamo quasi alla fine della nostra avventura. Andiamo a scoprire, cosa il destino ha in serbo per noi. Ti aspetterò qui, dimmi quando sei pronta a partire. Mi fai salvare adesso? Mi fai salvare? Non mi fa salvare, sei stronzo. A monte c'è un luogo in cui si concentra tutta l'energia. Non so dirti di cosa ci tenderà, a cosa ci tenderà, ma credo che lì si compierà il nostro destino. Te la senti? Ma sì! Finiamola! Seguiamo questa flebile luce e vediamo dove ci condurrà il fiume. Come lo Zora Magdaros ha attraversato il mare oscuro, ora saremo questo fiume. Va bene, andiamo, andiamo. Ciao caruccia, te ne vai? Sei triste? Vabbè. 本当に行くんですか?
Anche perché ho altre armature da fare, quindi stai tranquilla che ritorno. Beh, siamo ben equipaggiati, l'armatura che abbiamo... Tu dovevi essere kawaii tanto tempo fa, ma adesso non lo sei più. La tensione, ragazzi. Madonna mia, l'inquietudine. こんな場所、よく見つけたな。ゾラマグダロスが地球を変えたおかげだ。死したコリは正気の谷で分解され、地脈を通って蓄積し、結晶化する。流血症の地は、その集大成だと。だが、ここ数年で、エネルギーの流れが強くなるのを感じていた。なるほどね。 何か異常なことが起こっているに違いない。 Sì, però così mi fa cagar sotto, Dio mio. Buffalo è il demonio. È bellissimo vederlo così cattivo. この奥だ。おお、こいつは驚いた。これこそが長年かけて結晶化した古竜の生体エネルギーだ。しかしまさかこれほどまでに巨大だとは。 E ovviamente quella cosa è un mostro e io ci devo combattere. Ti pareva. Quando mai? Calmino stai, eh. Madonna. Io mi ricordo di te. Cioè, credo di ricordarmi di te. No, aspetta, forse no. No. Mi sto sbagliando. Sì, mi sto sbagliando. Madonna. Ma questo come lo batte? Sei brutto, brutto. No, resta con me! No, dammi una mano, ti prego! Moriremo malissimo, ragazzi, perché questa è la fine. Pure Fuffalo se ne sta andando! Ma sei scemo! Oh mio Dio, ah no, Fuffalo, ci sei, ok. Perfetto, almeno te. Era adesso essere... Aiuto! Tu stai calmino. No, no. Non si acceca nemmeno. Madonna. No. Calmiamoci un attimo. Oddio, quanto sei brutto e quanto sei grosso. No! Bruttissimo. Aiuto, aiuto, aiuto. Questo coso mi fa a pezzi. Ma gli posso salire addosso? Domandone. No, stai calmo. Credo proprio di no. Quanto è brutto, quanto è grosso, oh mio Dio, no, non si fa questa cosa! Questo non sente nulla, questo mi ammazza, punto. Madonna, quanto è grosso! Spero che se gli sto sotto... Ecco, le ultime parole famose. No, vieni qua!
Madonna. A me questi rettili così grossi non me li devo mettere nei videogiochi. Io mi cago sotto. No, 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 no. Stai buonino, stai buonino, stai manzo, stai manzo, stai Simmental. Fermo! Sei troppo grande, cacchio. Mancatissimo. Madonna. Suppongo che questo coso non cambi manco stage. È proprio... Ai, mannaggia arca. Oh. Madonna, come si fa a uccidere sto coso? Cioè, gli levo 10, ragazzi, 10. Aiuto! Sì, lì c'è il cristallone, però, che doveva bloccarti, teoricamente. Ok. Mi carichino, me la faccio. Ruffola, aiutami tu, ti prego, fai qualcosa, no? Se mi blocca è ancora peggio. Madonna, quanto è grosso! Quanto è brutto, quanto mi fa senso! No! Ma mi prende a chilometri, come devo fare? No, 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 io mi ficco sotto di te. Madonna, mi sta triturando, ragazzi, eh. Sta facendo malissimo. Sono pure bloccato. Aiuto! Corri, 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 corri. Madonna, ragazzi, è tremendo. È veramente una cosa orribile. Cosa fai? Non salta un tazzardassa, che stai calmino. Che poi sei nato ora ora, io suppongo che tu sia tipo in fase fetale che dopo diventi una cosa immensa. Oddio, no, aiuto, aiuto, fuggire. Se qualcosa mi prendeva era finita. È andato giù, benissimo. Io più che picchiarti le zampe non so che fare, sei enorme, vai via, ti prego. Oddio. Io spero che a un certo punto del combattimento mi tirino via, perché non è possibile affrontare questa roba qua. No, no, vai via. No, no. Madonna. Sei un po' buggato, eh. Mi distrugge in una maniera assurda. Uss! No, la coda no. Scampata bello. Allora, nelle zampe luminose mi faccio più male che in quelle, diciamo, normali, non luminose. Cos'è? Perché c'è della lava lì? Quando c'è della lava? No! Mi devo colpire le zampe luminose e poi lui cade, forse. Sarà tutta... anche la coda è luminosa. Sarà tutta la sua tecnica. Tu lo ci vedi? Mi devo colpire qua! Aia, come al solito qualche colpettino. No, 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 madonna. Ragazzi, me la sto facendo sotto tantissimo. L'ho preso. Ok, quindi quando gli butto giù entrambe le zampe luminose, lui cade per un attimino e si becca dei danni. Stai calmino. Stai molto, molto calmino. No. Giro, giro, giro. Guarda che abbiamo abbastanza vita. No, 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 no! Madonna! Levati subito da qui! Mi ha fatto di un male, ragazzi, paura vera. La paura vera. Sto cagando tutto. No, no, fermati. Non fare qualsiasi cosa che stia facendo, smetti di farla. Poi basta che si muove di un millimetro per lui. Per me sono 10 metri. Glielo posso tipo mancare sempre. No, no, no. Spara da un'altra parte, grazie. Ok. No, via, 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 via. Nemmeno cosa stia facendo la quanta. Madonna, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, calmo, stai calmo. Si è rinforzato. No, 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 no. Pregate ogni santo, ragazzi, perché qui finisce male. Ma chi cacchio lo sapeva? Io dovevo ascoltare la mia assistente di me.
possiamo farcela, non mi pare proprio. Dio mio, ma non mi pare che voi stiate facendo qualcosa, perché non mi date una mano? Oddio, no, aspettate, aspettate. Madonna, che cosa non mi ha appena fatto. Sono pure in fiamme. Allora, ricarica subito. Ok. No, no, non correre, correre è brutto. No, no, no. Cioè, l'armatura di questo è l'armatura definitiva. Ma sarà lui il Red Drago? Che darsi. Stai fermo lì. Stai cammino. Stai mando. Io sto prendendo a fuoco, non me ne fa neanche forte. Madonna! No, no, spariamo da qui subito. No, sono pure stunnato! Dio mio, no! 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 Riprenditi! Spegniti! Beviti sta pozione! Questo che cos'è? Baccello perforante! Dov'è finito? Dov'è? Se n'è andato, davvero, ha cambiato zona. Ah, mi ci porta direttamente così. Bene, effettivamente è troppo grosso da seguire. No, no, levati da qui! Fa malissimo, ragazzi. Stunna, brucia, non si capisce manco. Dai. Tre pozioni. Ditemi che posso fabbricarne un altro. No, non ce l'ho, devo portarmi miele e pozioni, Dio mio. Come si fa, ragazzi? Aiuto. Questo è bellissimo. Madonna, che sta facendo. Ok, sono attivato questo volo. No, no, no. Stai calmo, stai molto calmo. Non rompere l'environment perché mi protegge. Fermo, fermo. No, ma lì c'è la lava, ragazzi. Una volta che ci vado piglia fuoco, non ci posso andare. Fermo, l'environment mi salverà la vita. Ciao! Questo è il faccino. Ecco, raggio fotonico della morte, no? Fuggire, fuggire. Veloci. No, 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 ho sbagliato, scusate, non ero su pozioni. Io ho paura, io ho tanta paura. Il drago della morte su Titania qui mi sta triturando. No, perché voli? Volare è brutto, volare è negativo. Non so manco cosa sto facendo, quindi. Aiutatemi, aiutatemi, aiuto. Ok, credo di non essermi fatto nulla. No, stavo scherzando, mi sono fatto malissimo. Alzati, alzati, alzati. Madonna, che cosa ho appena evitato. Stava per triturarmi. Io ho finito tutto, ragazzi. Finito le mega pozioni. Metto qualche bomba qua e là. Ah no, ma questi esplodono subito. Ah! Oh mio Dio. Bomba missile. Levati da qui, porca di una miseria. Meno male che ha sparato giù. Proviamo con qualche bomba missile. Se riesco a fargli male da sotto, perché non è possibile così. Sei un attimino bloccato. Vai bomba missile. Becca di start-up. Dio mio, quanto fastidioso. Se dovesse l'accetto volentieri. Ma sta distruggendo tutto. Ah, si è fatto male da solo, perfetto. Dai, riprenditi, minchione. Fagli male, fagli male. Per fortuna questo cretino si fa le trappole da solo. Aia, via da qui. Mai avercelo avanti. Io sto per crepare massimamente. Non ti girare, non ti girare. Aia, infatti non si è girato, ci ha pensato direttamente la coda. Vai giù, brutto stronzo. 146, buono, buono. L'attacco c'è. Devi stare fermo, non mi far fare i chilometri, Dio mio.
quanto sono lento! Schivare, schivare tantissimo, schivare sempre. E andiamo! Finalmente! Ci ho messo una vita! Aiuto! Ero rimasto senza ricariche, non ce la faccio più, ragazzi. Sto morendo, mo ti sbuzzo per un anno. Ah, Dio mio. Allora, io sicuramente vi taglierò un sacco di scene perché è la noia questo gameplay. Però voi dovete capire una cosa. Sono circa 2 filmati e mezzo, quindi 2 ore e mezzo che io provo a buttare giù questo stronzo. Non ce la faccio più. Guardate quanto è grosso e quanto è brutto. Non ti voglio affrontare mai più, vi prego. Dio mio, Dio mio. Basta. Mancano 10 secondi. Perfetto. Devi sparire, brutta merda. Ah. Madonna mia la fatica. No! Ma perché? Dai, ma dopo tutto il culo che mi sono fatto. Ah, sì, dammi tutti i pezzi del mondo, grazie. Spero di farmici un'armatura nuova perché, Dio mio, mai più. Non abbiamo più l'armatura che avevamo prima, quindi probabilmente la storia è finita.君たちのおかげで我々の任務は達成された。ギルドにはすでに報告の船を出している。時期に古流調査の任務を解かれるだろう。皆長きにわたりご苦労だった。今宵は存分に疲れを癒そう。祝宴だ。 La faccia del banchetto, voglio mangiare per anni. Potevi darmi anche la mano, stronzo. Ci ho messo 2 ore e mezza a buttarlo giù da solo. ここにいるのは面白いやつばかりだな。優秀で個性的で信念があって、皆が好き勝手やっているようだが、いざという時の結束力は固い。彼らとならどんな苦境も越えられる気がするんだ。 他者の生体エネルギーを集めて孵化する。そんな存在が新大陸にいたとはな。奴はより大きなエネルギーを得るためにローレイの古竜を呼び寄せていたのかもしれない。もしかすると一種のフェロモンのようなものかもな。こうして 大きな養分が苗床となり、長年かけて強靭なモンスターが育っていた。流血症の地に古竜が現れたのも同じ理由だろう。何にせよ
Anna Mustanga Soto e Detara. Nanimo Kamunga Ayavi Tokodata. Ontoni Gokuro Sandatara. Inda. Kimi ga motte ite kure. Mina, azzamatte kure. Gildo yori hensho ga todoita. Koryu watari no kaimei, jitsu ni migoto. Kiden ra no houkoku o uke, gildo wa kano koryu o kanzen shinshu to nintei shi. Xenogiva to nazukeru koto o seishiki ni ketteishita. Xenogiva, madonna. Kore ni te koryu chousa no nimmu o kanryou to shi, kiden ra no kikan o yousei suru. Nagaki ni wataru chousa, gokurou de atta. Shikashi, shin tairiku de no chousa wa 非常に有意義なものである。もし調査続行の意思があらば、その旨検討してほしいとのことだ。この地に残り、新たな調査を行うことは、さらなる苦難の始まりでもある。さて、希望者はいるかな？ Bellini. Sì, restiamo, uccidiamo i mostri, facciamo il culo a tutti. Vedi, dopo questo qui che cosa ci potrebbe essere di peggio? Yoshi! Kore yori aratana nimmu o suikou suru. So to kimareba eiki o yasudou nai to. Magna, magna, tanto ne ingrassi, vero? Yeah! E questa era la storia di Monster Hunter World. Finalmente ce l'abbiamo fatta.
来ましたね。待っていましたよ。これからもよろしくお願いします。さあ行きましょう、新大陸へ。E così finisce la nostra avventura. Bene, che dire ragazzi, grazie infinite per avermi seguito lungo tutta questa avventura, appunto, e ci vediamo al prossimo gameplay.